Eventi sempre più estremi rispetto ai quali diventa necessario diffondere la conoscenza e la cultura di protezione civile per contribuire a creare comunità resilienti, con cittadini consapevoli, soprattutto tra i giovani, capaci di percepire il rischio, scegliere e adottare comportamenti corretti per l'autoprotezione e più in generale per la riduzione del rischio e la salvaguardia dell'ambiente. Conoscere significa poter salvare se stessi e gli altri, ma anche evitare di intralciare i soccorsi in caso di calamità. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l'evento promosso dalla Regione Campania anche a Benevento in collaborazione con la Prefettura e il Comune dalle 8 alle 20 di ieri, in occasione della Giornata Nazionale della Protezione Civile. All'interno del campo base, nei pressi dello Stadio Vigorito, sono stati predisposti spazi per il montaggio delle tende alloggio, una segreteria per il censimento dei 160 volontari e delle squadre di intervento, il COC, una tenda sanitaria, una cucina, una mensa e tutti i servizi annessi, nonché un'area parcheggio per i mezzi di intervento. Obiettivo: informare ed esercitarsi per essere pronti ad affrontare le emergenze. Cosa rappresenta questa giornata per la protezione civile in particolare, sempre impegnata in prima linea proprio per soccorrere le popolazioni colpite? Questa iniziativa importante in provincia di Benevento apre la settimana della protezione civile e abbiamo deciso, di comune accordo con Regione Campania, con la dottoressa Campobasso, di allestire un campo soccorritori, cioè ciò che avverrebbe effettivamente in caso di sisma poche ore dopo. Un campo soccorritori che oggi sarà di circa 180 volontari, in autosufficienza, cioè capace di stare in autosufficienza senza pesare sulle autorità locali, con circa 32 mezzi. È una prova vera e propria, con tutte le procedure di sicurezza e tutte le procedure, che si attivano in caso di necessità. Cosa può dire alla popolazione nel caso in cui ci dovessero essere dei terremoti oppure delle calamità naturali? Vediamo piogge torrenziali, allagamenti. Qual è il comportamento che bisognerebbe adottare in questi casi? Abbiamo sempre più bisogno di una cultura della protezione civile, di un cittadino che sia operativo, di un cittadino che sia in un certo qual modo in autoprotezione, cioè che adotti comportamenti corretti alla propria tutela di sé, della propria famiglia, del proprio condominio, del proprio rione. Non sono tante le procedure, ma veramente sono poche che se tutti impariamo ad adottarle salviamo delle vite umane. Questo bisogna capire, che siamo a tutela della vita umana. Ed è ovvio che tutte le istituzioni, tutte le componenti della protezione civile non possono raggiungere tutti i cittadini contemporaneamente, per cui ci vuole proprio una cultura di protezione civile in autoprotezione. Qual è l'atteggiamento che può adottare il cittadino? Almeno, insomma, una prima regola, due regole. Trovare riparo. Non allontanarsi dalla propria abitazione, in caso di dissesto idrogeologico e di alluvione raggiungere i piani alti, in caso di terremoto trovare un luogo sicuro in casa e non ostacolare i soccorsi.